buongiorno a tutti e benvenuti alla prima giornata seminariale di Sottosopra. Giusto per darvi un inquadramento, insomma, di come si svolgerà la giornata, saremo insieme all'incirca fino alle 18 e avremo due momenti, quindi un momento di questa mattina con un'introduzione sul tema della complessità, perché ancora oggi il tema che tratteremo è questo. Quindi forniremo, dopo l'inaugurazione l'altra serata, la giovedì sera con Mattei, oggi forniremo nuove indicazioni grazie alle conferenze di Pierluigi Fagan, che introdurrà proprio il metodo, quindi sul concetto di complessità, quindi ci darà diciamo dei riferimenti importanti per inquadrare questo concetto. Poi lasceremo la parola al professor Luisi e nel pomeriggio avremo un intervento di Ugo Bardi e successivamente di nuovo di Pierluigi Fagan, il quale, come dire, ci aiuterà a tirare un po' le fila e a dare possibilmente una conclusione, insomma, di questo tema che abbiamo affrontato. Prima di cedere la parola volevo così dare veloci informazioni, prima di tutto appunto su Pierluigi Fagan, il quale gentilmente ha poi anche fatto un video proprio introduttivo su questa giornata sulla nostra pagina Facebook. Dopo essersi dedicato quindi a un'esperienza manageriale, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno a questo tema della complessità, analizzandone, come dire, le declinazioni nei vari campi, quindi dalla economia, alla società, alla cultura, alla geopolitica addirittura, e ha scritto a questo proposito un testo edito da Faz Editore nel 2017, il cui titolo è Verso un mondo multipolare. Aderisce alla rete della complessità, quindi, come dire, è molto addentro a questo tema, e ha un blog in cui appunto sviluppa proprio questi temi, declinandoli nei vari ambiti della società, ed è un blog molto seguito, il cui titolo è pierluigifagan.wordpress.com. Io cedo la parola a lui e naturalmente dopo ogni conferenza ci sarà uno spazio per un dibattito che ci auguriamo sia molto vivace, e vi auguro buon ascolto. Grazie mille. No. Buongiorno, dunque io introduco il tema complessità. E quindi che cosa significa complessità? Dunque, potremmo partire facilmente dal senso comune, quindi non dare una definizione troppo connotata, no? Quando è che usiamo il termine complesso? Quando cominciamo a fare un discorso, enumeriamo una serie di cose e poi sfumiamo nel però è un problema complesso. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo enunciato una serie di parti e ciò di cui stiamo parlando prevede che queste parti siano in relazione tra di loro. Quindi la prima definizione di complesso proviene da un inquadramento generale di una cosa che è dotata di parti tra loro in relazione. Se passiamo dal senso comune a, per esempio, l'etimologia, complesso viene dal latino cum plexus, che significa intrecciato assieme. Cosa sono intrecciate assieme? Le parti, quindi parti che hanno tra loro relazioni o interrelazioni. Allora, le due definizioni, così come anche cerchiamo di vedere la cosa nel suo complesso, cosa stiamo dicendo? In tutte le sue parti e in tutte le relazioni che ci sono tra queste parti. Ora, questa definizione che si ripete, che abbiamo ripetuto per tre volte, o nel senso comune o nell'approccio etimologico, in realtà è la definizione di una cosa ben precisa, che non si chiama complesso, si chiama sistema. Quindi in prima istanza il complesso deriva dal individuare le cose di cui stiamo parlando come se fossero dei sistemi. Poi torneremo più precisamente sulla definizione di sistema. Ora, la letteratura
di quella che è il pensiero complesso, la cultura della complessità, eccetera, eccetera, che si è sviluppato negli ultimi 60-70 anni, da molti inquadramenti di questo concetto. C'era un autore, mi sembra Johnson si chiamava, scrivendo un libro, aveva iniziato l'introduzione, dopo essersi ovviamente letto molti testi di questa nuvola concettuale, si era preso la briga di contare le definizioni, ne aveva trovate 76. Allora i complessologi o comunque coloro che operano all'interno di questo pensiero in genere se la cavano con una battuta dicendo è chiaro che complesso è un concetto complesso, però la nostra intelligenza, le nostre forme di conoscenza hanno bisogno anche di definizioni e hanno anche bisogno di sintesi. Allora, questa introduzione che io sto facendo non riguarda un aspetto specifico come l'approccio epistemologico o preso da una disciplina, ma dalla disciplina più generale che c'è, che nella tradizione del nostro pensiero è la filosofia. Quindi pur non esistendo una teoria della complessità formalizzata, ne esiste una specifica regionale, esiste non esiste semplicemente in matematica, ma volendo fare una teoria della complessità dovremmo domandarci a quale ambito appartiene, di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di scienza, di politica, di economia, di cosa stiamo parlando? Allora, in filosofia questo argomento ricade in una categoria che ha un nome orrendo, che si chiama ontognoseologia. Però tranquilli. Allora, che cos'è la gnoseologia? Gnosis, logos, discorso sulla conoscenza. In ambito anglosassone, che oggi è dominante nel mondo occidentale, viene detta epistemologia, perché si risale a una differenziazione che aveva già fatto Platone tra doxa, che è l'opinione, e l'episteme, che è il discorso vero. In ambito italiano, invece, francese, si fa ancora distinzione, nel senso che la categoria più ampia è la gnoseologia, la teoria della conoscenza, al cui interno c'è anche l'epistemologia, che però diventa una filosofia della scienza. Per gli anglosassoni l'unica conoscenza è quella della scienza. Questa è un po' la differenza. Quindi in pratica è una teoria della conoscenza. Ma conoscere è un verbo che ha sempre un complemento oggetto. Noi conosciamo sempre qualche cosa, non esiste il conoscere per il conoscere. Ora, quando iniziamo a fare i discorsi sulle cose, cioè sui complementi oggetti del verbo conoscere, stiamo facendo, nostro malgrado, dell'ontologia, cioè del logos, del discorso sull'ontos, sull'ente. L'ente è il participio presente del verbo essere, essente, per gli amici ente. Quindi tutto ciò che è oggetto di un conoscenza, tutto ciò che è oggetto di un discorso è un ente. Quindi propriamente, diciamo a livello più generale, è una teoria della conoscenza che fa un discorso sull'ente, e cioè individuare l'ente come un sistema, e da questo poi trae delle conseguenze che stanno nella teoria della conoscenza. Le conseguenze verranno illustrate più praticamente sia nell'intervento del professor Luisi che nell'intervento del professor Bardi. Poi a chiusura cercheremo anche di attualizzare, di riprenderli a livello di concetti e anche di vedere come si possono applicare ad alcuni elementi del dibattito contemporaneo, diciamo quello più caldo, più polemico dell'agenda politica. Torniamo un attimo alle definizioni di sistema e alle conseguenze sulla teoria della conoscenza. Ora, un sistema è un qualche cosa che è dotato di parti che hanno tra loro relazioni. Le relazioni possono essere da A a B, oppure possono essere da A a B e poi da B ad A. Questo ritorno della relazione può essere lineare, nel senso che l'intensità di ciò che si trasmette tra A a B viene rimandato indietro esattamente la stessa intensità, oppure l'intensità può essere aumentata o può essere diminuita. Questo è un concetto tipicamente complesso che si chiama feedback. Io vengo da Roma, nelle trattorie dei castelli intorno a Roma voi vi mettete al tavolo e cercate di parlare con quello davanti, allora voi alzate la voce, lui alza la voce per farsi sentire, siccome lo fanno tutti finisce che il volume generale è la famosa caciara, cioè questo è un feedback positivo, cioè il volume continua ad aumentare e tu per riuscire a farti sentire dentro questo volume a tua volta devi aumentare, quindi contribuisci all'aumento generale.
Diciamo che la complessità emerge soprattutto quando si considerano le relazioni a livello di interrelazioni e non sono interrelazioni banali, sono interrelazioni per esempio appunto dotate di feedback. Ora, questi sistemi hanno una loro coerenza interna maggiore di quanto hanno all'esterno e a loro volta hanno relazioni con altri sistemi e tutto quanto è contenuto in un ambiente, in un contesto. Facciamo degli esempi. Perché diciamo vedere le cose come sistemi? Perché quando noi lanciamo queste reti che sono analitiche, sono a priori, non stiamo parlando di una cosa specifica, non stiamo parlando di accendini, orologi o del capitalismo, no, stiamo parlando di qualsiasi complemento oggetto. Quando lanciamo questa rete che dice sistema, tutte le cose, tutte, dell'universo materiale o dell'universo immateriale rispondono a questa descrizione, cioè possono essere descritti come sistemi. Volendo fare degli esempi pratici, nell'Ottocento è stata recuperata la nozione di atomo, atomos, privo di divisioni. Verso la fine dell'Ottocento hanno scoperto che invece si poteva dividere, c'erano i neutroni, i protoni e gli elettroni. Poi hanno incominciato a spaccare i protoni facendoli confliggere uno con l'altro, è venuto fuori un casino. Tant'è che negli anni 60 si parlava di giardino delle particelle, perché avevano contato più di 100 particelle. Poi questo sistema è stato messo a posto, sono stati, diciamo così, inventati concettualmente i quark, tra l'altro da un fisico, Murray Gell-Mann, che è autore di un libro che si chiama Il quark e il giaguaro, premio Nobel per la fisica. Quark, sapete, viene da Finnegan's Wake di James Joyce, Three Quark for Mr. Mark, che è un libro scritto in un linguaggio abbastanza incomprensibile, quindi non si sa bene che cosa significasse, ed è molto importante all'interno del pensiero complesso, perché Murray Gell-Mann è anche il fondatore del Santa Fe Institute, che è, diciamo così, la scuola intermultidisciplinare di complessità, soprattutto con taglio scientifico, più importante che c'è, che si trova in Arizona. Andando sempre a cercare, diciamo così, il pezzo da uno da Lego, cioè continuando questa ricerca al fondamento dell'universo fisico, non si è arrivati ancora a nulla, perché oltre un certo limite ci sono poi due teorie che si stanno disputando l'indagine su ciò che c'è di ancor più fondamentale. Una è la teoria delle stringhe, che è una teoria matematica, l'altra è un approccio quanto relativistico, ma diciamo che non c'è il pavimento, ancora non abbiamo trovato un pavimento. O meglio, il pavimento fisico si trasferisce dentro un altro concetto, che è il concetto di energia, ma lasciamo perdere. Da lì in poi sono tutti i sistemi. Particelle fanno quark, quark in relazione fanno protoni e neutroni, che insieme agli elettroni fanno gli atomi, che insieme fanno le molecole. Da lì il mondo fisico si divide in due branche, il mondo organico e il mondo inorganico. Il mondo organico poi si divide tra vegetale e animale, e quindi abbiamo cellule, animali o vegetali pluricellulari, organi, organismi, individui, gli individui fanno le specie o fanno i generi, le popolazioni, l'umanità, il totale del vivente che abita la Terra. Questo per quanto riguarda l'universo organico. Per quanto riguarda l'universo inorganico, uguale, le molecole fanno minerali, gas, liquidi, che fanno poi i pianeti, che insieme hanno una serie di relazioni con i satelliti e fanno i sistemi tipo il sistema solare, che insieme fanno le galassie, che insieme fanno gli ammassi di galassie. Anche qui, diciamo, come non abbiamo il pavimento, non abbiamo il tetto, nel senso che non sappiamo questa storia come finisce. L'universo è finito, non è finito, ci sono più universi, lasciamo perdere. Comunque, insomma, tutto quanto può essere descritto come un sistema, nell'universo materiale, ma anche nell'universo immateriale, perché i componenti fondamentali, i grafemi, i morfemi, se io dico A comunque ha un'estensione, ha una durata, quindi c'è un suono che può essere scomposto, e con questi elementi io posso costruire tutto, posso fare un enunciato, una proposizione, posso scrivere un libro, questo libro diventa un libro dentro l'opera di un autore che si riferisce a una tradizione di pensiero, tutto quanto all'interno del mondo scritto o del mondo orale, quindi all'interno del mondo delle idee, può essere descritto come un sistema. Quindi è una descrizione euristica, è una descrizione che ci permette innanzitutto che trova una rispondenza nella realtà, e parlo sia di realtà materiale che di realtà immateriale.
Secondo, siccome poi è stata evoluta la conoscenza sui sistemi in generale, questo ci porta, ci permette di dedurre a priori già delle conoscenze. Questo per quanto riguarda il sistema. Per quanto riguarda i riflessi che ha invece nella teoria della conoscenza, andremo troppo lunghi, quindi meglio seguire le due relazioni e poi incollare i pezzi. Segnalo solo una questione metodologica. Non so se alcuni di voi hanno presenziato alla presentazione di Ugo Mattei che c'è stata. A un certo punto faceva un esempio e diceva, parlando delle leggi, noi abbiamo il legislativo che fa le leggi e però è studiato nelle scienze politiche, abbiamo le leggi propriamente studiate nel diritto, nella giurisprudenza, abbiamo gli effetti delle leggi che sono studiate nella sociologia. Ora, a parte il fatto che questi tre studiosi non si parlano tra di loro e anzi sono molto gelosi dei confini disciplinari, tra l'altro poi la conoscenza finale, che è l'effetto della legge, non ritorna sul legislativo, per cui quando si accorgono di fare leggi fatte male, no? Dovrebbe essere acquisizione di esperienza per fare nuove leggi. Ora, recentemente Peppe Grillo in un post ha usato un'espressione di un vecchio elemento della mitologia che è il letto di Procuste, non so se conoscete bene come funziona, è molto carino. Questo Procuste stava in un passo di montagna, la Grecia è molto montagnosa, quindi la gente per andare da una parte all'altra doveva passare questo passo. E questo Procuste aveva fatto un letto di pietra e voi potevate attraversare questo passo e quindi andare dall'altra parte solo se corrispondevate perfettamente al letto di pietra, col risultato che tutte le persone che erano più corte del letto venivano stirate, come con le ruote medievali, no? Si cercava di trarle il più possibile, oppure se eccedevate il letto vi venivano tagliate le gambe. Ecco, questa è una metafora di come le forme della nostra conoscenza si impongono sulla realtà, per cui se il problema della legge è una cosa che attraversa tre discipline è paradossale, perché l'intero è il processo, siamo noi che dividiamo il sapere in discipline, per cui è abbastanza paradossale, soprattutto quando affrontiamo oggetti complessi, e siamo pieni di oggetti complessi. Ho scritto un libro di geopolitica, ma geopolitica fa parte di una nuova famiglia di discipline che sono le discipline col trattino, biofisica, geopolitica. Ecco, già quando ci sono due discipline abbiamo un approccio cosiddetto interdisciplinare, cioè il singolo studioso utilizza i metodi e la tradizione di conoscenza che appartengono a due discipline, il che è molto importante, per esempio nel trapasso tra la fisica e la chimica, o tra la chimica e la biologia e così via. Prendete l'uomo, se ne possono dare descrizioni fisiche, chimiche, biologiche, psicologiche, scienze cognitive, sociologia, antropologia, economia. Poi arrivano gli economisti, ti dicono l'uomo è un animale razionale calcolante, tu vai da uno psicologo e gli dici ti risulta che l'uomo è un animale razionale, quello si butta per terra a ridere per mezz'ora, lui il sociologo e l'antropologo. Quindi abbiamo tre discipline che hanno in oggetto l'uomo che non corrisponde al presupposto sul quale si sviluppa tutta l'economia cosiddetta mainstream o comunque l'economia contemporanea. E questo avviene perché le discipline non comunicano tra di loro. Il secondo approccio è l'approccio multidisciplinare. Classicamente intorno a un tavolo si convocano esperti di più discipline. Questo ha il vantaggio ovviamente di illuminare il singolo oggetto secondo le conoscenze di più esperti. Ha un difetto, che chiaramente il gruppo non ha un io penso. Si dice il dromedario è un cavallo disegnato da un comitato, perché stringi qua, alza là, metti qua, alla fine la cosa viene un po' deformata, nel senso che non c'è un'unità che fa sintesi, però si acquisiscono un sacco di informazione perché si convocano molti esperti. Transdisciplinare, perché sono tre, interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare, il transdisciplinare è per oggetti che, lo dice la parola, attraversano diverse discipline. Così la teoria dei sistemi è una teoria che nasce da un biologo, sostanzialmente la teoria moderna dei sistemi nasce da un biologo, ma come poi vedremo viene applicata non solo in biologia in vari modi, ma può essere applicata, anzi è stata applicata in, per certi versi anche in antropologia, ma comunque in sociologia sicuramente dovrebbe essere, non viene applicata in economia e via discorrendo. Quindi
Quella, per esempio, è una teoria transdisciplinare. Oppure riprendere l'abitudine di studiare le cose nella loro composizione e nella relazione che hanno le loro composizioni. In geopolitica noi osserviamo fattori culturali, non puoi analizzare l'Islam se non sai nulla della religione islamica, tanto per iniziare. Quindi c'è problema di conoscenza di teoria delle idee, ci sono problemi storici, ci sono problemi geografici, ci sono problemi economici, problemi ecologici. Idealmente oggi abbiamo a che fare con cose che sono tendenzialmente molto complesse. Arriviamo a chiudere questa prima introduzione. Qual è, diciamo, la situazione nella quale ci troviamo? Da una parte abbiamo un mondo che è sempre più complesso. Perché? Perché è intuizione di tutti. Io penso che qui più o meno tutti, anche se non sappiamo bene cos'è la complessità, siamo d'accordo, anche coloro che hanno più anni e quindi hanno visto anche forme del mondo diverse, converranno sul fatto che non ci si capisce niente sostanzialmente, no, ultimamente. Ora, non c'è un modo preciso per misurare la complessità, però in base alla definizione che abbiamo dato, certo è che quando una cosa è dotata di tante parti, meglio se diverse tra di loro, quindi sostituiamo varietà con parti, e le moltiplichiamo per il tipo e la qualità delle interrelazioni che hanno, possiamo avere un'idea molto generale della quantità, diciamo, del volume complessivo di complessità che abbiamo. Allora, nel momento che io vi dico che la popolazione terrestre è aumentata di 4 volte in 120 anni, e non era mai aumentata di 4 volte, tantomeno in 120 anni, tantomeno partendo da 1,5 miliardi arrivando a 7,5, è chiaro che le parti sono molto aumentate. Sono molto aumentate anche l'organizzazione sociale tra le parti, cioè gli stati. Anche se ci sono, diciamo, c'è una teoria generale che dice che lo Stato è morto e fallito e va superato, in realtà gli Stati si sono quadruplicati a partire dal 1950, quindi negli ultimi 70 anni gli Stati sono quadruplicati, grande varietà anche lì. A livello di interrelazioni, figuriamoci, partiamo dalla macchina a vapore che crea i treni, le navi, entriamo in contatto per la prima volta in maniera sostanziosa con altri mondi, poi c'è di mezzo la Seconda Guerra Mondiale e poi dopo, nella seconda parte del Novecento, la globalizzazione, quindi grandi reti di scambi, di merci, di informazioni, di valore, di denaro, il banco finanziario e via discorrendo, e poi c'è internet, che è la rete delle reti, la rete è un sistema, la rete delle reti, internet significa internetworks, quindi è un sistema di sistemi. E quindi sappiamo tutti, sicuramente, non so chi di voi ha visto quel documentario, c'era l'ex vicepresidente americano Al Gore, a un certo punto si è votato i problemi ecologici e faceva questi speech in cui cercava di sensibilizzare l'opinione pubblica. E iniziava con alle spalle questa chart, immaginatela, io non ce l'ho, ma insomma, di 20.000 anni in cui c'è la curva della popolazione. Ora, questa linea, da voi che vedete, qui c'è lo zero, qui c'è il 1800, questa linea sostanzialmente fa così, cioè è percettivamente, potremmo dire, costante, non ha mutamenti. Nel 1800, soprattutto nella seconda parte, incomincia a salire, dopodiché lui, mentre parlava, camminava indietro e finiva su un montacarichi, e questo montacarichi lo alzava, fino a che lui, con un gesto teatrale, buttava giù la tenda che copriva e veniva fuori questa linea che è l'incremento della popolazione, appunto, negli ultimi 120 anni. In realtà erano 2,5 miliardi nel 1950, quindi 3 di queste 4 volte in realtà stanno in 70 anni. Ora è percettivamente chiaro che se io ho una cosa fatta così per 20.000 anni e poi per 100 anni nel deserto viene fuori questo grattacielo, noi percettivamente dovremmo dire: oh, è successo qualche cosa. Ecco, quello che sta succedendo è un aumento verticale della complessità. Purtroppo i nostri sistemi di pensiero, e quindi non stiamo parlando di una teoria specifica, quella teoria, quell'ideologia, quel metodo, di quella disciplina specifica, stiamo parlando dell'atteggiamento complessivo della conoscenza,
è fatto su schemi che risalgono all'inizio e poi allo sviluppo del pensiero moderno. Anche lì dipende dagli studiosi, perché con alcuni studiosi dite moderno, quelli intendono 1800, altri arrivano al 1600, altri ancora, siccome queste definizioni hanno il problema del confine, nel senso che alcune cose iniziano molto presto, ma non puoi dire che lì c'è già quel tipo di periodo, no? Tipo l'invenzione di Gutenberg della stampa è un'invenzione moderna. Ora non ricordo, ma credo sia 1425. Ora è chiaro che nella prima metà del 400 non hai percettivamente ancora la modernità, no? Altri dicono la caduta di Costantinopoli, altri dicono il 1492 l'inizio delle grandi esplorazioni, ma ancora nel 500 in alcune parti, per esempio in Italia, ma anche in Germania, che si sono formate come stati nell'Ottocento, c'è il perdurare di alcune forme addirittura medievali, feudali, no? In certi campi, in campo sociale oppure in campo economico. Ora, tutta questa storia che dura quattro secoli ci ha dato una mentalità, ripeto, parlo della mentalità, della forma generale della nostra conoscenza, che era adeguata a quel mondo. Nella misura in cui quel mondo non è più fatto in quella maniera, ma mostra questo dato di intensificazione molto significativo della complessità, noi corriamo un grosso rischio, che è il rischio di essere dei disadattati. Non solamente noi individualmente essere disadattati al mondo, ma proprio le forme del nostro vivere associato è disadattato al mondo. Nel pomeriggio verranno affrontati, forse ne parlerà anche Luisi, i problemi ecologici. No, sono 50 anni che vengono scritti e letti libri sui drammi ecologici, eppure non cambia nulla. Perché la consapevolezza che viene fuori da un'analisi ecologica, se non è collegata a una teoria economica, che non è collegata a una teoria politica, che non è collegata a una teoria geopolitica, perché noi oggi noi ci lamentiamo che non abbiamo sovranità perché stiamo in Europa, ma se usciamo dall'Europa la nostra forza sul piano geopolitico, sul tavolo geopolitico, è nulla, è assolutamente nulla. L'Europa di per sé, tra l'altro, non è neanche un soggetto geopolitico, quindi non sto perorando una causa piuttosto che un'altra. Questo per esempio è un difetto di percezione della complessità contemporanea. Se i giocatori sono gli Stati Uniti, la Cina, l'India, la Russia, prossimamente l'Indonesia, la Nigeria, il Messico, tutti stati sopra 150 milioni di abitanti, di per sé i 50 stati europei, l'Europa è il 7% della popolazione mondiale e il 25% degli stati del mondo, cioè mediamente i nostri stati sono molto piccoli, perché provengono da un'altra storia, da una storia tutta interna all'Europa. Tu eri lituano e quindi eri diverso dall'estone, quello era il problema che avevi. Oggi lituani e estoni che fanno nel mondo dove c'è l'Indonesia, la Nigeria, il Messico, la Corea, per non parlare della Cina e degli Stati Uniti? Ecco, l'adeguazione intellectus et rei, nel video che ho fatto è saltato questo et rei, non si sente, la frase di un filosofo del 300, Tommaso d'Aquino, che diceva: la verità, che poi è la conoscenza, è l'adeguazione dell'intelletto alla cosa, della cosa all'intelletto, dell'intelletto e la cosa tra di loro. Quindi non solo il letto di Procuste per cui noi imponiamo il nostro intelletto alla cosa, ma anche capire che se la cosa è un sistema, noi dobbiamo adeguare il nostro intelletto alla cosa che è un sistema, in maniera tale da creare un adattamento usando la funzione che evolutivamente, biologicamente ci connota come specie, e cioè la capacità di conoscere. Noi non abbiamo scaglie, non abbiamo artigli, non abbiamo zanne, siamo abbastanza fragilini sul piano diciamo così, della biofisica, eppure non c'è nicchia ecologica che noi non abbiamo colonizzato. E in tutto sommato siamo andati in cima anche alla piramide alimentare. Come lo abbiamo fatto? Tramite la capacità di conoscere, di fare teorie, di agire in base a un pensiero. Noi siamo l'unica specie che usa strumenti per fare altri strumenti. 2,5 milioni di anni fa noi abbiamo preso delle pietre e le abbiamo sbattute su altre pietre. Ci sono animali che usano strumenti, ma nessun animale usa strumento su un altro strumento. E questo è l'inizio della capacità riflessiva, che è il fondamento della conoscenza. Quindi la giornata di oggi e tutto il tema della complessità è per dire: il mondo è sempre più complesso,
Cosa significherebbe adeguare le forme della nostra conoscenza a questa complessità? Adesso lo vediamo, io lascio la parola al professor Luisi per la prima risposta a questa domanda.